Per la seconda settimana a parlare però dello stesso successo, enorme successo editoriale che sta riscuotendo un libro, questo qui, Scritti Cozzali, un libro autobiografico, edizioni ma manco mille lire, e sono tornati a trovarci gli artefici di questo grande successo. Lo scippatore di emozioni è Piero Scamaro. Ma è un successo che... Sta diventando grandissimo. Veramente un successo travolgente. Sì. Credo che nemmeno voi vi aspettaste. No, infatti, manco noi ce l'aspettavamo. Pronti con la ristampa? Ma insomma, bisogna aspettare qualche tempo perché la moglie del tipografo sta per partorire. E allora bisogna aspettare. Comunque, per chi è interessato al libro, stiamo a fare le fotocopie. Ah, beh, non è la stessa cosa. Vabbè, quello stiamo a fare. Non è la stessa cosa. Comunque, per quei pochissimi che non conoscessero il contenuto di questo libro, parla dei tuoi incontri, insomma, delle tue storie musicali intrecciate con i big della musica mondiale. Che tu hai, tra l'altro, tu hai girato il mondo, hai fatto concerti dappertutto. Sì, ho fatto parecchi concerti, per esempio a Woodstock. Io ho letto Covent Garden, l'isola di Wight. Vabbè, parecchi. Apollo Theater, Dende Strisci, Wembley, Yuri Rain Theater. Veramente non si contano, adesso io non vorrei approfittare della tua disponibilità. Lo sai, racconto del tuo incontro con Lucio Battisti, è stato emozionante. Adesso ci devi raccontare l'incontro con un altro. Neanche che cosa lei. Non è vero, Piero, potresti leggere degli inizi con i Beatles. Tu dici? È una bomba, va. Io non lo so chiedertelo, sono degli idoli, io ho tutti i loro dischi. Io mi emoziono. Il titolo del capitolo com'era? È quella, Noi i cinque di Liverpool. Dai, no, aspetta, forse lo ricordo bene io, ma non erano i quattro di Liverpool. Vabbè, Mauro, scusa, non sai nemmeno contare. Allora siamo io, Paul, John, George e Ringo. Però io non è che, insomma, non mi ricordo la tua presenza, ad esempio, tutti i dischi, non ti ho visto su nessuna copertina. Come? Radio City Musical! Come non mi hai visto sopra a nessuna copertina? Cioè, tu hai presente la copertina di Abbey Road? Ce l'ho tutti, ce l'ho cioè loro quattro che attraversano la strada. Brava, chi sta sopra il lato sinistro della strada? C'è un'auto parcheggiata. Brava, chi sta dietro all'auto parcheggiata? Io non ho mai visto nessuno. Come non ho mai visto nessuno? Sto io, nascosto bene, dietro all'auto. No, dai. Si vede una ponte di capelli. E sei tu? Sì, signore. Non ci ho mai pensato. Guarda, non sapevo mai, dai, leggi. Metropolitan di New York! Senti. Vado? Tu dietro la macchina, vai. No. Dai. Perché? Sto leggendo. Cos'è? La partenza lanciata, vai. Era già da tempo che meditavo di lasciare i Beatles. Chi? Chi dei cinque? Io meditava di lasciare i Beatles. Ah, quella storia che parli alla terza persona di te stesso. Per piacere, Mauro, oggi devi stare un po' più attento, perché per questo racconto ho deciso di usare nozioni di scrittura potenziale. Cioè, tu hai presente Perec? Kno? È presente? Uguale, io l'ho messo qui. Golden Nugget di Las Vegas! Memoria, vai. Dicevo, era già da tempo che meditavo di lasciare i Beatles, dopo il traino che mi aveva tirato... Aspetta, troppo complicato, che cos'è? Come dire un brutto scherzo. Quando ti tirano la cima di rapa. Ora ti ho spiegato meglio, vai. Dopo il traino che mi aveva tirato Yoko Ono, cioè, cosa aveva fatto quello, due punti? Mi chiama un giorno sotto Natale e mi dice, Piero... So che tu giochi alle carte. Se ti può interessare, c'ho una bottiglia di vecchia Romagna piena di spiccioli. Yoko, feci io immediatamente, se le viene a prendere di cosa. Chi? Sempre io me le viene a prendere di cosa. Sporting Club di Monte Carlo. Sì, stato pure. Sono stato pure là. Insomma, arriva a casa di Yoko Ono, a un certo punto bacia, abbracci chiaramente a Yoko Ono e ci chiede, Yoko, Yoko. Quanto ti deve dare? Allora, fa Yoko, saranno più di 200.000 lire, ma tu dammi 200.000 lire soltanto. Allora, chiaramente, io ci diede i soldi a Yoko Ono e me ne andò a casa. Sto seguendo. Me ne andò a casa. Arriva a casa. Plaza de Toros di Madrid. Aspetta. Arriva a casa, prende la bottiglia di Caramagno, getta tutti gli soldi sul tavolo, conta i soldi, madonna Mauro, a malapena stavano 80.000 lire. Chiaramente, immediatamente io spaventai da questa cosa. Allora pensa, chiama Yoko Ono a casa immediatamente. Chiama Yoko Ono a casa, mi risponde John. Off Broadway! Allora, aspetta un momento, scusa.
Allora, mi risponde John. Allora, faccio... Complimenti, John! Bella famiglia! Piero, mi fa lui, cos'è successo? Niente, John! Tua moglie mi ha peccato 120 mila! Capito? E come l'ha preso? Queste sono cose che non si fanno! Mondrò! Che vuoi la vedo? Zenit! Erbeco, allora, senti, pa. Continuiamo, vai! Questo fa lui, scusami Piero, non so come metterci una pezza a questa cosa. Tutta la tirata stiamo facendo, la facciamo. Facciamo così, Piero. Arena di Verona! Facciamo così, Piero, i diritti si hai di Michel, te li prendi tu. Io, fece io, no? John, arrivato a questo punto, io lascio il gruppo, eh? Lascio il gruppo. Non farlo, Piero, gridava John, non farlo! No, John, ci disse io, ho già deciso. Me, mo ciao, che il telefono costa. Finito. Pubblicità. Grazie, Piero. Bravo! Torni, torni anche la volta di te. Lo stadio di Lione!